Pechino Express presenta il cast della nuova edizione. La produzione di Pechino Express ha finalmente rivelato il cast della nuova edizione. Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere le nuove 8 coppie che concorreranno per il titolo finale, ma scopriamole insieme. Il primo è il team di Esis Madre e Figlio, composto da Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilbo. L'attrice, come i più informati ricorderanno bene, è stata più volte protagonista dei servizi realizzati da Le Iene, per le sue bizzarre teorie in merito alla guarigione dal cancro. Il secondo team è quello formato da Linda Morselli e Rachele Fogati, che formeranno la squadra delle Diesis Mannequin. Un'altra attrice prenderà parte a Pechino Express, stiamo parlando di Roberta Giarrusso, che per qualche anno ha recitato nella serie Carabinieri. Roberta parteciperà al programma con Riccardo Di Pasquale, insieme formeranno il team dei Diesis Promessi Sposi. Su Rai 2 approda anche Paola Caruso in coppia con Tommaso Zorzi. La loro squadra è quella dei Diesis Ridanciani. Anche i Diesis Surfisti sono pronti a gareggiare nel programma condotto da Costantino della Gherardesca, loro sono Francisco Porcella e Andrea Montovoli, reduce anche lui come la Caruso di aver preso parte all'Isola dei Famosi. Mancano ancora 3 squadre dell'appello, che ovviamente sono state già rivelate insieme a quelle che vi abbiamo annunciato. Concorrenti Pechino Express 2018. La presentazione del cast. Oltre al cast, è stato anche svelato il tragitto della nuova edizione di Pechino Express. Questa volta, dopo aver toccato le terre del Sol Levante e l'America del Sud, i concorrenti avranno l'arduo compito di percorrere le zone africane. Ma torniamo al cast, mancano ancora 3 coppie. Tra i nuovi concorrenti spicca la squadra dei Diesis Mattutini, composta da Adriana Volpe e Marcello Cirillo, che da anni oltre a essere colleghi sono anche molto amici. Anche Filippo Magnini è pronto, come sempre, a mettersi in gioco, e lo fa in compagnia di sua sorella Laura. Il loro team è quello dei Diesis Fratello e Sorella. Gli ultimi 2 concorrenti, ma non per questo i meno importanti, sono i Diesis Poeti. Loro sono Mirko Frezza e Tommy Puti. Insomma, i concorrenti di Pechino Express 2018 sembrano non aver deluso le aspettative dei fan, anche se alcuni nomi sono rimasti fuori dalla formazione del cast ufficiale. Qualche giorno fa, infatti, si era parlato anche di una possibile partecipazione di Patrizia Rossetti, ma alla fine si è rivelato essere soltanto un rumor. Anche la coppia formata da Ascanio e Katia, ex concorrenti del Grande Fratello, sembra essere rimasta fuori dai giochi. È bene ricordare però che solitamente, durante il corso del programma, una coppia extra è pronta a raggiungere il cast annunciato a inizio stagione, quindi le sorprese potrebbero non essere finite qui.